Ciao ragazzi, sono Garnan, benvenuti su Exego Official per questo nuovo video, anzi videozzo. Come avrete intuito già dai primi 4-5 secondi di questo video, oggi parleremo di un altro headset, ovvero le Echelon Forest. Allora, visto che ho già recensito diverse cuffie, oggi non voglio essere ripetitivo, ma più in generale voglio parlarvi della cuffia da gaming che io consiglio per tutti coloro che hanno iniziato a giocare da poco, sia su console che su PC. In tantissimi ragazzi mi scrivete sempre sulla pagina Facebook oppure sotto nei commenti dei video di YouTube: Carran, io ho 70-100 euro, quale cuffia mi consigli? Allora, intanto questo è il target ideale per giocare, senza nulla togliere alle cuffie che costano di più. Ragazzi, settimana scorsa, insomma 10 giorni fa, ho recensito le Strix 7.1. Sono cuffie di un certo prezzo, ma sono già per persone che hanno, non sono le prime armi, che vogliono sperimentare qualcosa di nuovo. Per tutti coloro che invece si approcciano adesso al mondo del gaming, ripeto, sia su console che su PC, beh, la fascia di prezzo ideale, ragazzi, secondo me è tra i 70 e i 100 euro. Ripeto, in tantissimi mi chiedete consigli su quel target lì di cuffie. Le Echelon Forest sono un esempio ideale veramente per parlarvi di una cuffia che costa il giusto e a tutto. Ce ne sono tante altre, ovviamente, di cuffie, non è che esistono solamente queste. Le Cyberav 2, quante volte nei video vi parlo delle Cyberav 2, sono cuffie di cui sono follemente innamorato e rientrano in questa categoria alla grande. Allora, sono comode, estremamente comode. Io dopo 4-5 minuti che le avevo indossate mi ero scordato assolutamente di averle in testa. E i cuscinetti sì, vanno benissimo, ma soprattutto questa fascia qui io l'adoro, la fascia che è sopra praticamente alla testa e poi affacciare la testa. Esteticamente sono identiche in sostanza alle vecchie Echelon, che ho anche recensito insieme con tutto il bundle, con tutto il kit, insomma, in precedenza. Però hanno una camo differente, come noterete. Le altre avevano una camo urbana, queste invece hanno una camo militare classica. Avete visto dalle immagini che nel bundle, oltre alle cuffie, vi danno anche una custodia, anche quella militarizzata, con camo militare, dentro la quale potete andare a mettere le cuffie e tutti gli accessori. La differenza sostanziale, però, estetica a parte, che c'è rispetto alle vecchie Echelon, sta nel fatto che queste cuffie qui, le Forest, sono cross platform. Potete andarle ad utilizzare con tablet, smartphone e console, in particolare con la PlayStation 4, ovviamente anche con PC e Mac. Quindi ragazzi, devo dire che sono ultra flessibili e vi ho già detto che rientrano in una fascia di prezzo, insomma, non elevatissima. Comunque le trovate sotto i 100 euro e hanno tutto. La qualità audio è ottima, cioè è ottima, ragazzi. Io capisco che tanti di voi andate a scrivere sotto i video: Kernan, ma in realtà le cuffie da gaming non esistono. Magari quegli audiofili lì che vanno a spendere 400-500 euro per le cuffie, ma diciamo, per chi gioca non gli interessa. Non gli interessa andare a sentire il passo, capito, alla perfezione. Vuole avere una percezione di quello che succede in game ottimale, con una qualità audio buona. Anche il microfono, devo dire che veramente senza macchia, perché ve lo faccio sentire adesso. Sono sempre io, Kernan, e questo qui è il microfono delle Asus Echelon Forest. In sostanza va benissimo, ragazzi, per comunicare. Anche qui tanti di voi scrivete: ma il microfono? Ma i microfoni, ragazzi, delle cuffie, un paio di cuffie costano, insomma, 100 euro, sotto i 100 euro, non sono microfoni di un certo tipo. Io ho il microfono comunque sia per fare commentary e per registrare video, già so quel microfono lì costa 100 euro, quindi è chiaro che non potete avere in un paio di cuffie, ripeto, di fascia media, una qualità insomma del microfono eccezionale, no? È una qualità accettabile che serve, deve essere utile, deve bastare per comunicare con i compagni e farvi capire alla grande. Questo qui va benissimo. Quindi, ricapitolando, sono ultra comode. Hanno una qualità audio ottima, perché comunque sì, hanno dei driver da 50 mm in neodimio, costano il giusto, sono ultra flessibili, perché per esempio tanti di voi hanno console e PC, beh, le staccano dal PC e le attaccano sulla console. Utilizzano in sostanza lo stesso cavo che avevano le vecchie Strix Pro. Al pari delle Strix Pro, ecco, hanno un cavo lungo 1,2 metri al quale ci andate ad attaccare l'adattatore se le volete collegare ad esempio col joypad della vostra PlayStation 4, oppure ci andate ad attaccare la prolunga, che poi prevede due jack 3.5, uno per il microfono e uno per l'audio, appunto, che andate a collegare con il PC. Quindi, come con le Strix Pro, le potete collegare in modo veramente facile e veloce sia con PC e Mac che con smartphone, tablet e console. Bene, a questo punto mi andrò a fare una partita a Dirty Bomb con le Echelon Forest. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, come sempre. Ovviamente ci becchiamo alla prossima. Bella. Thank you.